Ieri intorno alle 12:15 di mattina gli edicolanti della piazza hanno sentito un boato, diciamo, dal sottosuolo e un tremore della struttura dell'edicola. Sono subito venuti i vigili del fuoco, io passavo per caso, mi sono fermato, ho chiamato gli uomini dello Speleoclub che nell'arco di mezz'ora hanno esplorato tutti gli ipogei diciamo circostanti, quelli che partono da Via Gizzi, gli ipogei della Camera di Commercio e della Chiesa di San Domenico. Non hanno trovato nulla di anormale, per cui il secondo passo è stato quello di ispezionare lo spazio dei servizi sottostante a Corso Marrucino, aprendosi la strada all'altezza della Banca d'Italia. Hanno percorso questo tunnel per 400 metri non trovando nulla di anormale. A tutto questo si è aggiunta anche una ispezione a cui ho partecipato anch'io del Liceo Classico e del Giambattista Vico. Anche qui non abbiamo trovato nulla di anormale. Voglio tranquillizzare i cittadini che faremo ulteriori controlli con l'aiuto anche di geologi della Protezione Civile, però per il momento, a parte il fatto che non abbiamo trovato la causa, non c'è nessuna alterazione morfologica del pavimento stradale che mi implichino e mi obblighino a misure restrittive per la circolazione. Quindi chiedo alla cittadinanza di stare tranquilli.